Molte persone sono convinte che il diavolo non esista. In parte, forse, hanno ragione a dubitare della sua effettiva esistenza, così come è stata loro presentata ed insegnata. La raffigurazione del diavolo, demone ribelle di colore rosso con le corna ed il forcone in eterna guerra contro Dio, è un'invenzione della religione cristiana. Prima dell'apostasia della Chiesa primitiva, questo concetto era inesistente. Come sempre, è proprio nascondendo le piccole bugie in mezzo a grandi verità che si riesce ad ingannare la maggior parte delle persone, soprattutto quelle sincere, quelle umili. Effettivamente l'esistenza di Satana farebbe sorgere non poche domande alle persone e implicherebbe indirettamente che Dio esiste, causando altrettante domande sulla propria vita e sullo scopo della propria vita. In questo studio cercheremo di analizzare in modo oggettivo e areligioso chi o cosa sia il Satana che tutti più o meno conosciamo e come questa figura sia stata più o meno manipolata dalla Chiesa. In nessun modo vogliamo dare una risposta unica e certa perché dalle sole scritture non è possibile farlo. Il nostro intento è fornire uno spunto di riflessione per i più affamati di verità, far sorgere dubbi a chi ha voglia di sapere. Vi suggeriamo di non credere a nulla e a nessuno prima di aver fatto delle ricerche personali approfondite. Abbandonate i preconcetti e gli insegnamenti che vi hanno inculcato a forza sin da piccoli. Innanzitutto, il termine Satan è un verbo ebraico che significa opporre, accusare, essere avversario. La traduzione greca di questa parola è diaballo, da cui deriva l'aggettivo diabolos, che significa esattamente falso accusatore. Nel cosiddetto Antico Testamento, la parola Satan, sotto forma di verbo sostantivo, è presente solamente 27 volte. Quando il termine è senza l'articolo determinativo, significa un avversario, un accusatore in generale. Applicato anche ad una persona, quando presenta l'articolo determinativo, significa l'avversario, l'oppositore per eccellenza, identificando qualcuno di preciso. Il fatto più importante da tenere presente è che questo termine venga utilizzato sempre e solo come nome comune e mai come nome proprio. L'errore è nato traslitterando, quindi senza tradurre il significato, il termine dall'ebraico Satan al greco, Satanas, poi dal greco al latino, Satanas, e in ultima dal latino all'italiano, Satana, con la S maiuscola, perdendo il significato del termine originale e diventando un nome proprio, che affatto non è. Che dire poi del nome Lucifero? Anch'esso un errore sorto dalla traslitterazione dal latino Lucifer, della Bibbia latina Vulgata. Ma esso non è un nome, bensì un appellativo affidatogli in maniera sarcastica, rappresentando ciò che effettivamente non è. Il termine Satana e diavolo sono interscambiabili e si evince dal parallelo di Matteo 4:1 con Marco 1:13. Va inoltre ricordato che il Nuovo Testamento è scritto in greco koiné, interamente in minuscolo, dunque nemmeno in questo caso si giustifica l'aggiunta della S maiuscola al nome. Dopo aver fatto un'introduzione sul termine, ecco di seguito le 27 volte in cui appare il termine Satan nella Bibbia ebraica. La Bibbia procede spesso con delle rivelazioni progressive, a volte accennando certi concetti che saranno sviluppati solamente molti anni dopo. Lo stesso meccanismo si può dire di questo termine. Esso ha iniziato ad assumere una valenza negativa, in senso assoluto, solo in un periodo molto più tardo rispetto alla stesura dell'Antico Testamento. Gli ebrei tuttora non identificano la figura di Satan con un angelo ribelle alla volontà di Dio, poiché della sua ipotetica ribellione non vi è traccia nelle scritture ebraiche. Dai 27 versetti sopracitati si può notare con estrema certezza e sicurezza che 1. Questo avversario agisce sempre solo quando è inviato da Dio. 2. Non interviene mai senza l'autorizzazione di Dio.
3. Non è specificata la sua natura. Questa figura compie un ruolo ben preciso. Egli accusa l'uomo di fronte a Dio proprio come è evidente nella parabola di Giobbe. Egli tenta l'uomo e gli si oppone in vari modi. Sarà interessante delineare questa figura e quale sia la sua valenza negativa per l'essere umano. Nonostante l'identificazione di Satan nel serpente antico di Genesi 3, è un collegamento molto comune e quasi scontato per l'occidentale medio. È bene precisare che ciò è possibile affermarlo scritturalmente grazie ad alcuni passi di Apocalisse in cui Giovanni lo identifica chiaramente. Leggiamo infatti in Apocalisse 22. Egli afferrò il dragone, il serpente antico, cioè il diavolo, Satana, lo legò per 1000 anni. Per la maggior parte degli ebrei, se non tutti, il serpente che tenta Eva e la fa cadere nel giardino non è un essere reale, ma rappresenta lo Yetzer Hara, che è l'inclinazione umana a fare il male, contrapposta alla Yetzer Tov, l'inclinazione al bene. Effettivamente, senza ulteriori elementi a disposizione e se non avessimo il cosiddetto Nuovo Testamento, questa figura resterebbe del tutto ignota all'uomo e sarebbe più razionale e corretto affermare che questo Satan non sia esterno all'uomo e tantomeno che sia un diavolo ribelle. Sembrerebbe infine più giusto considerarlo quale essere conforme alla volontà di Dio, o perlomeno che ne sia sottomesso e non agisca di propria volontà. In definitiva, egli non è un dio del male, come molti erroneamente sono indotti a pensare. Vogliamo capire dunque come si è arrivati da un messaggero di Dio che svolge il suo ruolo di accusatore al diavolo con le corna del cristianesimo. Ciò fu possibile a causa dell'avanzata dell'apostasia della Ecclesia dopo il secondo secolo d.C. Da quel secolo in poi, molti concetti pagani ed estranei alle sacre scritture si fusero con le credenze popolari e i dogmi di fede, sviluppando dottrine grottesche ben lontane dalle evidenze della Bibbia. Nulla di più semplice se si vuole nascondere ed occultare qualcosa, trasformarla in qualcosa di assurdo, inducendo le persone a non crederci. Sarebbe ora interessante analizzare i 74 passi in cui il Satan, tradotto con diavolo o Satana, viene menzionato nel Nuovo Testamento. Nella prossima parte cercheremo di sviluppare dei ragionamenti su questa figura che a prima vista sembrerebbero molto diversi dall'Antico al Nuovo Testamento, in quanto ha sembianze e carattere, ma forse non è così. Nelle scritture greche comunque notiamo un essere personificato e ben preciso. Viene identificato con il male e la ribellione. Anche in questi casi però egli non viene mai definito angelo, piuttosto viene detto che egli ha suoi angeli. Quindi la domanda alla quale cercheremo di rispondere, dalla quale daremo uno spunto di ricerca nella prossima parte è: chi o che cosa è questo avversario alla luce del Nuovo Testamento?